Allora, questo è il primo filmato di una lunga serie di filmati che riprenderanno le mie lezioni. È l'unico che posso fare dietro un tavolo, senza lavagna, perché vorrei descrivere quello che secondo me è il nautico. Se io dovessi mettere a bordo di una nave moderna, mercantile, un ragazzo di 15 anni, abituato come lui a giocare con la PlayStation, la Xbox, imparerebbe a usare tutti gli strumenti di navigazione moderna in poco tempo, massimo una settimana, proprio perché sono di facile utilizzo. È facile anche imparare a usarli, è facile anche a capire come usarli, quando usarli. Basta un po' di esercizio, bastano un po' di guardie notturne e diurne. Quindi ci viene spontaneo domandarci adesso, in questo periodo, a cosa serve il nautico? Il nautico dovrebbe servire all'emergenza, cioè dovrebbe servire ad abituare il ragazzo ad affrontare l'emergenza. Perché? Perché tutti gli strumenti che ci sono adesso a bordo sono strumenti dipendenti dall'energia elettrica. Dalle esperienze personali e dalle esperienze dei miei alunni ho potuto sapere che spesso c'è un blackout. E quindi l'ufficiale che è presente in plancia per dare sicurezza al timoniere, per dare sicurezza all'equipaggio, per dare sicurezza ai passeggeri, deve dimostrare di sapersela cavare in qualsiasi momento, co anche con i dispositivi tradizionali. Quindi durante il nautico la navigazione moderna si deve fare, perché si deve abituare il ragazzo agli strumenti di navigazione moderna. Quindi chi ha il simulatore lo deve usare. Durante il quinto, nel giro di un mese e mezzo, 2 mesi, si può esaurire un adeguato programma di navigazione moderna. E poi si deve insegnare anche la navigazione d'emergenza, io la chiamo così, la navigazione tradizionale, quindi il ragazzo deve saper fare come si faceva una volta, navigazione usando bussola magnetica, girobussola, sestante, e sapersela cavare in condizioni di mancanza degli strumenti moderni, quindi uso della carta nautica. Per esempio, un ragazzo deve saper fare, un ufficiale deve saper controllare la bussola con il tramonto del sole, con l'amplitudine. Deve saper controllare la girobussola con 2 differenze di angolo. E quindi noi professori dobbiamo sì, stare sempre attenti ai nuovi strumenti di navigazione moderna, perché saranno quelli con cui loro lavoreranno quotidianamente, ma dobbiamo anche far capire loro qual è nel momento in cui c'è bisogno della calma, della pazienza, nel momento di emergenza, devono saper usare anche tutti gli strumenti non moderni, quindi tradizionali, a loro disposizione. Ecco cos'è il nautico, è il racconto di esperienze di emergenza, è far capire più che altro la figura dell'ufficiale come qualcuno a cui è affidata la sicurezza di una nave, la sicurezza di un equipaggio, la sicurezza di un passeggero. Buona navigazione a tutti.